Buongiorno mondo, colazione davanti alla tenda, belli freschi con brioche confezionate, caffè da sporto ma pasticciotto pugliese. Che sarebbe il pasticciotto leccese, però se la vuoi lasciare così, lasciala. Insieme a Martina Fianca. Franca. E buongiorno ragazzi, vi stiamo portando a Loco Rotondo. Come potete capire dal nome del paese, è un luogo rotondo perché è costruito tutto circolare, concentrico, come un bersaglio del tiro con l'arco. Dovrebbe far parte delle città bianche della Puglia insieme a Martina Franca, Ostuni, Trani e Meniadals. Quindi ve la faremo vedere? Non lo so, c'è traffico anche oggi. Oggi traffico e caldo, traffico e caldo. Polpette da portare via. No, mangiamo io un altro. Ah, la mangi subito, noi la mangio dopo. Sì. Io dopo. Ci è venuta voglia. Al posto Vedere. Della brioche. Grazie. Com'è la polpetta? Buona. Colazione del campione. Caffè e polpetta. Si è stupito pure quello lì. Ragazzi, da Loco Rotondo a Verona è proprio un attimo, eh. Come sapete, qui in Puglia la prima cosa alla quale si deve pensare sempre è il sostentamento cibo. Siamo fermati, abbiamo preso due mezze focacce, una classica barese ma di grano arso e una ripiena di friarelli e mozzarella, così lasciamo Loco Rotondo ma siamo sicuri di mangiare e pranzare con qualcosina. Tu sei contenta? Molto. Siamo arrivati finalmente ad Ostuni, siamo proprio davanti alla colonna di Santo Ronzo, che è quella lì. Lei è stravolta dal caldo, per fortuna che qui all'ombra un po' di fresco c'è, e facciamo una sosta per mangiarci le focacce che abbiamo comprato a Loco Rotondo qui davanti alla chiesa e poi andiamo a visitare la città. A dopo. Di Santo Ronzo è anche il patrono di Lecce, per questo perché lui in vita era un vescovo e anche un alchimista. Quindi nel 1650 in Italia ci fu per la seconda volta la peste nera, dopo quella del 300. La città era in ginocchio, non sapeva come fare, e lui consigliò a tutti di imbiancare dappertutto con la calce perché è disinfettante naturale. Oggi lo si sa, all'epoca no. Quindi la gente gridò il miracolo perché si salvarono, la città diventa bianca e lui diventa il protettore. Ed essendo patrimonio dell'UNESCO, ogni 2 anni devono rifare le facciate esterne sempre con la calce. Va bene. La città antica ha 2800 anni, è molto antica. Fu costruita dai Messapi, un sottogruppo degli Ittiti che attraversarono l'Adriatico e fecero tutta la Puglia. Sarebbero gli odierni croati, diciamo. Quindi siamo tutti figli dei Titi in Puglia, e meno male, perché potremmo essere figli di qualcuno.
Chiesa Madonna del Carmine 1400, Chiesa Madonna della Grazia 1900. Lassù ci sono una bellezza di 20 chiese e questa invece è una delle tre scuole fatte costruire da Mussolini durante il suo soggiorno. Vediamo lo stile. Si vede in pieno. Molto fascista. I bizantini hanno dovuto difendere la città dai turchi, dai saraceni e dai longobardi che hanno provato a conquistarla, però nessuno c'è mai riuscito perché all'epoca delle guerre, oltre alla fortificazione che vediamo, questa strada non esisteva. Qui praticamente c'era un dirupo che andava giù di altri 50-60 metri che, unito a quello che vediamo, ne fa una muraglia invalicabile. Quindi questo ha aiutato molto a non essere stati mai conquistati. Tra l'altro questa torre che vediamo è un bastione del XV secolo, era la torre principale della città, il primo posto di difesa, a fianco quell'arcata Porta Nuova, l'ingresso ufficiale, quindi considerato che qui era molto più profondo, i soldati avevano aperto quei tre buchi che vediamo di fronte a noi, in modo tale che se il nemico si fosse avvicinato troppo alla città, di là buttavano giù secchi di acqua e olio bollente e li scacciavano. I poveri, pertanto troveremo diverse porte d'ingresso piccole, e questo perché all'epoca era tassata la luce solare che entrava nelle case perché non c'era la luce elettrica, pertanto i poveri facevano porte piccole così entrava meno luce e pagavano meno tasse, non necessariamente erano bassi. Questa invece è una strada particolare per via di queste rampe che fuoriescono, servivano a far frenare gli zoccoli degli asini e dei cavalli così non scivolavano giù, specie quando pioveva. Allo stesso modo nel risalire si aggrappavano e entravano sul terreno. Quello non voleva pagare tasse, le porte piccole, vedete? Doveva strisciare per entrare. Esatto, vedete che non funzionava. E a sinistra abbiamo un altro patrimonio dell'UNESCO, la piana dei lupi monumentali. In Puglia ci sono 60 milioni di alberi di lupo, uno per ogni italiano. Questa zona protetta ne conta 250.000, di cui 190.000 sono secolari e 60.000 millenari. E fra di essi c'è il Grande Vecchio, un albero di 3.600 anni, presso la masseria Brancati. È visitabile, pensate che in uno speciale che gli hanno dedicato a Lina Verde hanno fatto fare la prova, ci sono voluti 12 uomini per abbracciare il tronco. Vi lascio immaginare quanto è grosso. Ragazzi, lui è Pippo della Golapa, ci ha portato in giro con tutti. Golapa e Calessino, ed ecco voi il cicerone di Ostuni. Fidatevi di lui, cercatelo qui in piazza Ostuni e non ve ne pentirete. Salve, arrivederci. Siamo arrivati al capitolo, ce l'ha consigliato Katia, ma la Simu non è molto contenta perché voleva rilassarsi e anche qui è tutto chianconi chianconi. Però guardate che posto stupendo. Anche oggi mare mosso e chianconi, dove non ci si può rilassare con la stuoia, quindi proviamo a stare un attimo qui, sederci, guardare un po' il mare e poi andiamo a cercare un'altra spiaggia dove sdraiarci e leggere un po' di libri sul nostro Kindle. A dopo ragazzi. Ragazzi, finalmente siamo tornati al campeggio. La Simu è distrutta. Non abbiamo fatto più tante clip dopo la scogliera perché siamo andati a riposarci un po' in spiaggia e adesso siamo andati a farci uno spritzettino qui al bar del campeggio
E siamo così pronti per la doccia. Cosa ne dici? Hai fame? Tantissima. Quindi doccia e cena. Mangiamo. Mangiamo. A dopo. Ciao. The next morning. E buongiorno mondo. Prima di raccontarvi la giornata di oggi vorrei farvi vedere una cosa. Adesso che la Simo è andata a prendere il caffè. Questo è il mio lato della tenda. Guardate un po'. Mentre questo è quello della Simo. Non diteglielo che ve l'ho fatto vedere. A dopo. Vediamo un esemplare di Simona alle prese con il putiferio che ha creato nella tenda. Io ho già tolto il materassino, tutta la mia roba che è già qua ritirata, e lei sta cercando di capire dove e come ha messo la sua roba e soprattutto come ripiegarla per farla stare di nuovo dentro lo zaino. Ce la faranno i nostri eroi questa mattina? Abbi fede, abbi fede. Tutto tornerà al proprio posto. In bocca al lupo. Game on. Ragazzi, i bookmaker non avrebbero dato una lira per questa scommessa, ma la Simo è riuscita a ricomporre quasi il suo zaino. C'è ancora della roba qua in giro, che dono i puzzolenti. E lei è totalmente soddisfatta, ci ha messo solo un quarto d'ora. Ciao. E ora andiamo a lavarci i denti e poi si parte per le grotte di Castellana. Ottimo. 2 hours later. Ragazzi, siamo arrivati al parcheggio delle grotte di Castellana e già si paga la visita alle grotte, penso non proprio economica, perché abbiamo letto sulle 18 euro, ma anche il parcheggio gli fa pagare 4 euro di parcheggio. Andiamo a visitare le grotte, va? E non so quanto riprenderemo, perché forse si può riprendere solo la prima sala, la prima grotta, quella più grande, e poi non si può né più fotografare né fare video. Quindi a dopo, ragazzi, ciao. Questo è il nome amico del mondo. Code, code, sempre code. La 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 la. La 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 la. Molto bene ragazzi, dai due vestiti in divisa, non ce ne eravamo neanche accorti, ma siamo praticamente vestiti uguali, maglietta diversa ma molto simile. Siamo appena usciti dalla visita delle grotte, che sono molto belle da vedere, molto belle, ma le guide che ti accompagnano lasciano un po' il tempo che trova, sono molto fredde nelle spiegazioni, poco simpatiche e non riescono a tenere molto a bada i loro gruppi, quindi la visita merita, le guide meno, perciò se volete venire voi lo sapete, magari siete più fortunati di noi e avrete una guida molto più simpatica della nostra, non lo so, fateci sapere. Ciao. Siamo arrivati a Putignano, siamo in anticipo, dobbiamo prendere il B&B, ma dopo le 3 ce lo consegnano. Ci consegnano la chiave del B&B, quindi noi da poveracci siamo andati al Lidl e abbiamo comprato pasta alla greca in offerta, panzerotti che abbiamo già, come vedete, iniziato a mangiare, e ora mangiamo, se no lei mi sbrana le mani come ogni volta che ha fame. Io faccio i video al posto di mangiare. Si mangia! More moments later. Ragazzi, siamo finalmente arrivati nel B&B di Putignano, città con il carnevale più antico d'Europa, almeno credo. Ci siamo rilassati un po', siamo fatti la doccia, adesso siamo qua sul terrazzino con la Simo che si fuma la sigaretta, che non si fa, e questo è il nostro B&B, guardate che roba figa. E adesso andiamo a farci un giretto e poi stavamo valutando di andare a mangiare in una ristomacelleria qua. Sembra che sia un po' di moda avere ristomacellerie, quindi ti scegli la carne, te la grigliano, te la mangi e ti scassi di cibo. A dopo. Thank you.
siamo nel cortile del comune di Putignano, dove sono esposte un po' di statue in cartapesta della maschera Farinella, maschera tipica del carnevale di Putignano. Questo qui è quello più simpatico, poi ce ne sono altre. Originariamente dicono sia nato nel 1900 e qualcosa in bianco e verde, poi è stato un po' colorato tipo Arlecchino e non so altro, quindi prendetela così, ciao. Stiamo arrivando alla braceria Belvedere, che ci è stata consigliata dal proprietario del B&B. Si sente già profumo di carne alla brace, si sta aprendo un buco nello stomaco. Fame? Tantissimo.